Benvenuti agli amici di Mitico Channel Un Tè con Rosanna. Oggi siamo qui per conoscere una artista talentuosa che è nata a Barile e vive a Foggia. La pittrice, innanzitutto pittrice, Anna Delle Noci. Buongiorno Anna. Buongiorno. Benvenuta tra noi. Anna, dicevo, nasce a Barile ma vive a Foggia e sviluppa il proprio talento artistico in primis attraverso la pittura. La pittura che è una forma d'arte ereditaria, potremmo dire, perché Anna è la sorella del famoso pittore Francesco Paolo Delle Noci, che è stato accreditato tra i 20 migliori pittori italiani viventi. Bene, Anna, qual è stato il tuo approccio alla pittura con tuo fratello? Io praticamente ho dipinto sin da bambina, perché lui è più grande di me, cioè 18 anni più di me. Io sono la più piccola della famiglia. E quindi quando lui già dipingeva, anche da piccola, ha sempre avuto questa passione. E quindi quando lui dipingeva io stavo sempre intorno a lui, allora mi dava i pennelli, mi dava i colori e presso a lui ho imparato a usare i colori. Però ecco, questo istinto, questa passione c'era già, proprio questo desiderio di dipingere. Quando io era insita in te. Sì. Quando ho cominciato le scuole elementari io sapevo già usare i colori acquerello, già dipingevo. E poi si è sviluppato man mano negli anni, anche da ragazza. Poi a un certo punto però, ecco, la vita mi ha portato da tutt'altra parte. C'è stato un lungo periodo di stasi in cui, ecco, io avevo proprio dimenticato di saper tenere un pennello in mano per dipingere. Poi, diciamo, è ritornata questa passione dopo la nascita di mio figlio, un po' alla volta. Perché a lui pure piaceva, diciamo, disegnare, dipingere, costruire. Allora guardavamo la televisione Art Attack, l'albero azzurro, e poi facevamo tutte queste cose. A un certo punto, però, abitavamo fuori città. Dice, mamma, è bello fare tutte queste cose, però mi piacerebbe tanto farlo con gli altri bambini. Allora sono andata alla parrocchia e ho proposto di fare degli incontri di bricolage anche con gli altri bambini, perché mio figlio potesse stare insieme con loro. Che faccio ancora adesso? Solo che mio figlio oramai si è fatto grande. Poi dal bricolage siamo passati al presepe, poi siamo passati alle scenografie, perché lì alla parrocchia del Carmine Nuovo i giovani fanno sempre dei musical, spettacoli, e io mi curavo tutte le scenografie. Da queste scenografie, ecco, è nata la proposta da parte di Giovanni Manzari, il presidente dell'Associazione Culturale Piccole Arti. Dice, perché non vieni nella nostra associazione, visto che sai fare tutte queste cose? Noi promuoviamo l'arte, e quindi tu sai dipingere, poi vieni con noi, facciamo le mostre estemporanee. E ho accettato. A quel punto, diciamo che la famiglia l'avevo curata, i miei genitori non c'erano più, il figlio si era fatto grande, era andato via, ho detto, beh, forse è proprio arrivato il momento. È giunto il tuo momento. Sì. E allora ho aperto il cassetto dei sogni, perché mi sono accorta che dopo tanti anni, sì, è vero che non ci pensavo più, però evidentemente il mio cervello ha continuato a elaborare. E tutti i pensieri che mi erano venuti, tutti i desideri di questi qua, sono usciti uno alla volta, un po' alla volta, e poi sono esplosi. Sì, a tutto tondo, nella pittura, nella poesia, nella musica, perché anche da ragazza, diciamo, componevo canzoni, testa e musica, perché suono, strimbello un po' la chitarra però, infatti. Però in maniera, già orecchio, ecco, non conosco la musica. E quindi sono esplose tutte queste cose. E devo dire che è venuto tardi questo momento, però è stato bellissimo, mi sta dando tante soddisfazioni. E io ho voluto chiamare questa mostra proprio Il colore dei sogni, perché è proprio, ecco, ogni quadro è un sogno che è uscito nel cassetto, che io ho coltivato nella mia mente. Un sogno e il sogno più grande è stato quello di fare proprio questa personale. Sì. Bene, infatti dicevamo appunto che nel momento in cui tu hai ripreso a dipingere è venuta fuori anche la notorietà, perché Anna ha partecipato a varie mostre, vari concorsi, arrivando in finale, vincendoli, ottenendo delle menzioni speciali. Quindi la tua pittura è davvero, diciamo,
amata. E a fianco alla pittura lei ha sviluppato altri talenti artistici, come poc'anzi ci diceva, la poesia e anche la musica. Per quanto concerne la poesia, hai pubblicato 4 raccolte sì. poetiche. Anna è una poetessa che abbastanza prolifica, quindi così come i quadri, anche le poesie fanno parte dei suoi sogni. Tanto è vero che sappiamo che molte poesie sono il risultato del sogno della pittura, giusto? Sì. Sono direttamente da collegare sì. ai tuoi quadri, sì, ce ne parli? Mi servono proprio per capire meglio che cosa voglio dipingere, come lo voglio dipingere, che cosa voglio esprimere. Quindi viene prima la poesia? Non è detto, certe volte viene prima il quadro, poi certe volte prima la poesia, come mi viene? È il tuo modo di comunicare? Non c'è una regola. Perché, per esempio, a me le idee migliori, ecco anche perché si chiama il colore dei sogni, le idee migliori mi vengono quando dormo, nella fase di REM, della mattina. Allora mi vengono tutti i lampi così sulla epifanie, sulla pittura. E anche sulla poesia, tanto è vero che prima, per esempio, quando mi venivano dei versi, sì, mi venivano questi versi, però poi mi riaddormentavo e li perdevo, perché una volta addormentato non te li ricordi più. Adesso invece che ho capito l'importanza, mentre mi vengono questi, mi alzo di corsa e li vado a scrivere. Sulla carta. Infatti mio marito dice, ma dove va? Devo scrivere la poesia. Ma chi scrive sa sì. che bisogna fermare il momento, sì. altrimenti sì. il verso sì. fugge. Bene, parliamo di questa tua mostra, Il colore dei sogni, dicevi appunto, è frutto di tutti i tuoi sogni e soprattutto il colore è, diciamo, la cifra pittorica determinante di questa tua raccolta. Se ci guardiamo attorno siamo pieni di colori, sì. ma di colori allegri, vitali, solari, che ci dimostrano il tuo attaccamento alla vita in maniera sì. propositiva sicuramente. Sì, sì, sono un entusiasta della vita, mi piace tantissimo perché nel bene e nel male riserva sempre tante sorprese, sono tutte belle. E infatti sai accogliere ogni sorpresa. Vi parlavamo poc'anzi, io e Anna, di un quadro dedicato alle vittime dell'Olocausto, appunto Olocausto, ma anche in questo quadro il grigio della morte si accende poi di vita, di colore, che sale verso l'alto appunto sì. e quindi anche la morte non viene mai vista in maniera così drammatica, ma un'apertura verso sì. l'alto, forse anche verso una spiritualità. La speranza, sì. Diciamo che nella mia vita ho avuto un momento di grande conversione e quindi sono tutte improntate alla speranza, alla gioia di vivere, all'ottimismo. Ed è una gioia che trasmetti sì. nel momento in cui si guardano i tuoi quadri. Ho notato inoltre che soggetti preponderanti sono le donne. Spesso ricorrono nei tuoi quadri le donne, come mai? Beh, io sono una donna, esprimono il mio modo di sentire, quindi sono donna, non sono io perché non mi somigliano, diciamo, fisicamente, però sono i miei pensieri di donna che vengono poi esternati in questi quadri. È l'animo della donna. Sì, sì, sono i miei sentimenti, il mio sentire, anche il mio sdegno, la mia allegria. Beh, parlaci di un quadro in cui si evince lo sdegno e un altro in cui si parla di allegria. E lo sdegno è quello, per esempio, sulla Madonna dei Martiri della Tuta Arancione, parla dei decapitati dell'Isis. A me è una cosa che mi ha colpito tantissimo quando ho visto le scene di revisione di quei ragazzi copti egiziani portati in riva al mare con la tuta arancione e decapitati. Perché chi ha fatto quel video doveva essere uno molto esperto proprio in materia, perché il contrasto tra l'arancione della tuta e l'azzurro del mare è un contrasto che praticamente esalta questi due colori proprio nella pittura, sono due colori contrastati che si esaltano a vicenda, quindi deve essere proprio un esperto. E quindi c'era una scelta sì. strategica. Ecco, però io mi sono messa nei panni delle madri di questi ragazzi, perché sono mamma, e quindi ho immaginato la Madonna come mamma che abbraccia. Non il figlio, perché il figlio non c'è più, ma per abbracciare tutta la ragione che è diventata quasi
una croce tra è le vero. Sue mani che gronda sangue, e il mantello della Vergine rappresenta le onde del mare, che accoglie. Sì, sento molto questo problema che stiamo vivendo di tutta questa violenza e anche quello dei profughi. Mi tocca molto perché io mi immedesimo nei loro panni, deve essere una cosa terribile. Per questo anche ho dipinto la Vergine degli Abissi. Degli Abissi è un quadro di una bellezza straordinaria. La Vergine degli Abissi, per esempio, è un quadro che mi è venuto in mente. C'avevo questo pensiero così che mi tormentava di queste persone qui che vengono attraverso il mare e poi colarmi proprio in una maniera terribile. Però alle Isole Tremiti, nuotando, sono stata attorniata da un banco di lattarini, che sono dei pesci piccoli, che nuotano insieme e sembrano un unico grande pesce e non farsi mangiare dai predatori. Allora ho immaginato, e siccome sotto di me c'avevo il baratro e avevo paura, quando ho incontrato questi pesci è stato come se mi abbiano preso e mi abbiano trasportato al di là di questo baratro per non farmi avere paura. Allora mi è venuto questo, ho detto se questi lattarini avessero potuto prendere pure queste anche persone. Profughi. Allora ho immaginato la Vergine che appare nel mare in questo banco di lattarini che porta in salvo queste persone giù in fondo al mare. E diciamo che il pesce che loro formano è il simbolo di Cristo, l'ictus, è Maria che li salva nel nome di Cristo. E quindi anche nel momento in cui abbiamo un tema tragico, c'è sempre la speranza, speranza di una risurrezione, possiamo dire. Anna, ci vorresti leggere una tua poesia? Vi leggo le centinaia che hai scritto, quale scegli? Allora scegliamo quella che mi ha introdotto proprio alla nel pittura. Mondo della poesia. Bene. Per cui sono stata scelta a pubblicarla prima. E si chiama Bella dal dolce profilo, è dedicata alla terra del Gargano. Bene, la nostra terra. E amo tantissimo, ci siamo stati per tanti anni, ci torniamo ancora adesso. E l'ho immaginata, questa è una poesia che ho scritto inerente a un quadro, che adesso non ho più. L'ho immaginato il Gargano come una bella donna distesa nel mare, di cui il cielo si è innamorato. E non vedrei un tramonto, e non vede l'ora che il suo tramonto per unirsi a lei, e intanto gli fa una dichiarazione d'amore. E le dice: mostrati, o bella dal dolce profilo, infuocato dal sole, in questo rosso tramonto non servono parole, c'è il colore del cielo e il colore del mare che aumentano la voglia di starti più d'accanto. Sei bella e non sai quanto. Il tuo profumo di menta, origano e rosmarino mi inebriano il respiro, portati dalla brezza, sono morbida carezza. I tuoi lunghi capelli sono pinete ombrose degradanti al mare, con riflessi di arance e di limoni, coronate d'allori. Nel sole che si eclissa, ti copro col mio mantello decorato di stelle. Questa notte sarai mia. Che bello. Trepidante l'attesa, mentre sogni distesa. Molto bella, grazie Anna. E davvero ci riporta questo Gargano bellissimo come una bella donna, vero? Allora, credo che abbiamo conosciuto oggi una persona di una sensibilità straordinaria, che si commuove mentre parla delle proprie opere, mentre parla delle vicende tragiche che purtroppo ci segnano quotidianamente. Siamo molto contenti di averti conosciuta. Adesso conosceremo meglio i tuoi quadri perché faremo vedere ai nostri amici appunto le tue opere e quanto traspare dal colore delle tue opere, dei tuoi sogni. Noi ti ringraziamo per essere stata con noi, Anna, e aspettiamo la prossima mostra per parlarne. Va bene. Grazie mille e arrivederci alla prossima volta. Arrivederci, grazie. Bene, amici di Mitico Channel, ci vediamo per il prossimo tè. Guardando il mare, mi ripenso spesso sugli scogli scoscesi, con il viso nel vento, ad ammirare il mare, coi suoi mille riflessi,
con i suoi movimenti, con la schiuma che spruzza contro la roccia dura, eppure così tenera ai baci del mare, da lasciarsi erodere, da lasciarsi scavare, mentre sprofonda, ripida, fino giù negli abissi, ma senza mai arretrare a questo forte abbraccio con le onde del mare. Proprio come il mio cuore, assediato dal mondo, che riceve frustate, simulate a carezze, strattonato e respinto dalle mille tempeste, ma che resta impavido sulla riva del mare, guardando l'orizzonte, è sempre pronto a salpare.